Questo programma è presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli. Eccoci, allora con le istituzioni e cittadini, vi presento subito gli ospiti di oggi e l'argomento che peraltro già avevamo annunciato nei giorni scorsi. È con noi il dottor Costantino Zappaletta, ho detto bene, responsabile del programma di screening rispetto al cancro al colon retto e inoltre direttore facente funzioni dell'OC gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ASL di Viterbo. Esatto. Bravo, sei e mezzo l'ho preso. E accanto a lui il dottor Raffaele Magarone Palmieri, già direttore di chirurgia oncologica all'ospedale Belcolle e inoltre docente di patologia generale alla Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. L'argomento è di Roma? Ho detto bene, Sacro Cuore di Roma? Sì, Perfetto, benissimo. sacro cuore, sì. Allora, l'argomento di oggi è la prevenzione al colon retto per tutta una serie di ragioni, ma forse la principale è che quella in questo mese, no? Come dire, c'è questa particolare attenzione nei confronti appunto di questa patologia. Quindi vedremo con i nostri ospiti tutte quelle che sono le argomentazioni portate alla prevenzione. Questa è una trasmissione che si batte molto sul discorso, sul concetto della prevenzione. Per tutta una serie di ragioni, e non ultima anche quella che si fa a prevenzione, costa di meno anche al sistema sanitario, le persone campano meglio e quant'altro. E vedremo anche quanto questa patologia, insomma, colpisca in maniera importante e quanto la prevenzione possa fare molto. Non a caso, nel corso della trasmissione, avremo anche, se soltanto al telefono, Pierluigi Bartoletti, che è il segretario nazionale della FIMING, cioè dei medici di famiglia, e quindi l'importanza del medico di famiglia rispetto alla prevenzione. E a riguardo poi racconterò un evento che ho vissuto con i miei occhi quando il professor Palmieri Magarone era direttore della chirurgia ad Avellino. E andai da L'azienda lui ospedaliera di per Avellino, sì. un'operazione che mi riguardava, e nel corso della sera, visto che avevano fatto così l'anestesia, quella spinale, Spinale. passeggiavo lungo il corridoio per riattivare, no, gli organi bassi, e vedo la luce accesa nella stanza del professor Magaroni, e dico, entro dentro, dico, ma Raffaele, che sta a fare a quest'ora? Stava telefonando a tutti i medici di famiglia della provincia, annunciandogli che 2 giorni dopo ci sarebbe stato un convegno sulla prevenzione del tumore al colon retto, no? E quindi per dire, cari medici, venite, perché probabilmente se riuscite a sapere alcune cose, con questa prevenzione faremo il bene dei cittadini e il bene del sistema sanitario. Ma Era così? esattamente, i medici di famiglia rivestono un ruolo assolutamente centrale nei programmi di screening, sono veramente il perno sul quale il programma di screening si muove. D'altronde loro sono quelli che sono più vicini ai E cittadini, certo, e certo. rispetto a noi ospedalieri. Bene, quindi vedremo quando sarà in contatto Pierluigi. Io però vi chiedo una cortesia, prima di entrare sull'argomento. Ieri sera stavo sentendo alla radio una trasmissione sportiva, tra l'altro, c'era il responsabile economico di Repubblica, che parlava da tifoso, cioè, però tutto l'argomento è andato sul problema della coronavirus. Quindi 10 minuti vi chiedo da questo punto di vista un vostro commento. E ha detto una cosa sulla quale io mi batto spesso in questa trasmissione, cioè salviamo questo nostro sistema sanitario, e la vicenda del coronavirus sta dimostrando quanto il sistema pubblico sia importante. E si faceva l'esempio con gli Stati Uniti. Pensate se la stessa cosa fosse accaduta in un sistema dove non c'è appunto il sistema della sanità pubblica, no? E quindi quanto questo ci sta salvando. Ecco, qual è la vostra opinione al riguardo? Prego.
Sì, beh, diciamo che negli Stati Uniti sicuramente c'è un eccesso nell'organizzazione, no, degli eventi, diciamo così, catastrofici, a volte forse eccessivi, che possono in qualche modo andare poi a riflettersi sulla popolazione, sull'economia, cosa che in Italia stanno cercando. Così, anche se non sembra, ma di controllare questo fenomeno, cioè di mantenere un equilibrio tra le indicazioni giuste per prevenire le infezioni e non disseminare il panico che poi va a inficiare l'economia, va a Certo. isolare città. Ecco, questo è un po' il fatto di poter contare su, grosso modo, univoca interpretazione e univoche disposizioni quantomeno nei terni, per grandi territori, insomma, ecco. Ecco, Raffaele, ma quanto sacrificio stanno sopportando tutto l'apparato del nostro sistema, proprio lavorando dalla mattina alla sera? Vogliamo Io dargliene merito? volevo far notare anche questa cosa. Giovedì scorso a Viterbo, in ambito di caffeina, della Fondazione Caffeina, che ha dimostrato un'enorme sensibilità, e anche voglio ringraziare il prefetto, il dottor Bruno, e la direttrice, direttore dell'azienda sanitaria locale, la dottoressa Donetti. Abbiamo fatto un incontro, con i cittadini, no? A proposito di istituzioni cittadini, con i cittadini e il professor Orlando Armignacco, noto infettivologo, per far Presidente, conoscere, ex già presidente della presidente Società della Italiana Società Italiana di Malattie Infettive. Malattie Infettive e Tropicali, già primario di malattie infettive a Viterbo, ho voluto fare questo incontro. Io l'ho presentato, ho ricoperto il tuo ruolo, diciamo. E su quelle che erano le poche certezze sul coronavirus, perché da più parti se ne parla, a proposito e a sproposito, però le certezze in effetti sono ancora poche. Indubbiamente quello che dobbiamo fare è quello, da un lato, di non rassicurare i cittadini sul fatto che non sia una forma altamente contagiosa e che abbia una letalità lievemente superiore a quella della semplice influenza. Però che dobbiamo, il problema vero è quello di quanto il nostro sistema sanitario riesca a reggere se c'è una diffusione importante della malattia. Perché Ti faccio proseguire su questo dopo la telefonata, i perché posti letto della terapia intensiva in Italia sono quelli, no? però mi pare che l'ultima decisione è stata quella anche che tutto il privato adesso si dovrà adeguare, mi pare. Assolutamente. A proposito degli Stati Uniti, Però mi devi far prendere la telefonata. Vai, vai, vai. Pronto? Ciao, buonasera, buonasera anche ai dottori, sono Umberto Roma. Prego, Umberto. Una domanda, scusate, tanto poi dopo so che dovete parlare più approfonditamente per quello che riguarda il colorretto. Io ho questo qua, un quesito. Roma non è toccata, Roma è libera di poter fare, di circolare liberamente, non esiste nulla. Io ho un dubbio, nel senso che ci sono e specialmente chi va a fare della ginnastica, non ci sono stati dei divieti assoluti. Mi sembra una cosa veramente strana, perché per fare ginnastica, e so che c'ho mia moglie, sono arrabbiato proprio per questa faccenda qua, e io tant'è vero che mi arrabbio e dico: guarda, a me stammi distante perché è pericoloso, secondo me, perché fare ginnastica in un ambiente di 30-40 metri quadrati e sono 25-30 persone, beh, insomma, non è tanto una cosa tanto leggera. Allora vorrei proprio un pensiero vostro nel dire: secondo voi, questo specialmente per quello che riguarda questi istituti che fanno ginnastica particolare, è giusto che rimangano normalmente aperti, o era il caso qui di fare un po' una chiusura? Secondo me dovevano essere chiusi.
Non so se sono bene. Io che sono troppo allarmista, ecco tutto qua. Vi ringrazio, aspetto e sento la risposta per il telefono. Grazie, grazie della telefonata. È una sollecitazione, come dire, più che opportuna, no? La risposta è facile, secondo me. Al momento a Roma non ci sono, sono stati quei tre casi iniziali, dopodiché non c'è evidenza di positività. Certo, ci sono i portatori, i cosiddetti portatori sani, però da sintomatici, da sintomatici. Però il problema della trasmissione attraverso questo questo gas che eliminiamo, di queste goccioline, di flughe che eliminiamo con la tosse o con, addirittura con la parola o con lo starnuto, eccetera, eccetera. Però se ci viene detto che stando a 2 metri la trasmissione è ridotta, se uno sa che non è stato in contatto con zone rosse, non è stato in contatto con persone che sono, hanno avuto contatti con zone pericolose di trasmissione, pericolose solo per trasmissione, certo, ovviamente, eccetera, secondo me non c'è motivo di sospendere un'attività. Ecco, diceva, forse è meglio farla all'aria aperta, potrebbe certo, essere. Certo. Sì. Diceva il signore, diceva, no, dentro un ambiente chiuso dove si fa ginnastica, no, chiudiamo quell'ambiente e poi prendiamo la metropolitana. E se esatto. E magari è più ravvicinato. No? Esatto, cioè non, se non c'è alla luce, ad oggi, se non ci sono, come diceva Raffaele, dei contatti con persone positive o persistenza in aree diciamo così rosse, non c'è nessun veto, insomma, che le persone non possano girare tranquillamente per anche nei luoghi sociali, insomma, ecco, questo è le zone rosse, d'accordo. Ma mi chiedo a tutte e due il problema, ma... è poi che la cioè si innesca, secondo me, una sorta di psicosi per cui giustamente quello che è passato per il carnevale di Venezia o che ha volato sopra a Milano nel momento, capito, sì adesso così per estremizzare e sdrammatizzare, poi gli viene il timore che in qualche modo possa essere stato contagiato e possa comunque contagiare. Però questo vale per qualsiasi altra, certo, in realtà, certo. Infezione virale batterica che gira da anni nei nostri Ma paesi. Possiamo dire che ovviamente accostarla alla normale influenza sarebbe una sciocchezza, quindi non la voglio dire. Però ma quanti morti fa un'influenza, quella che tutti gli anni, con la quale dobbiamo fare i conti, come arriva l'inverno, no? Esatto, la vaccinazione antinfluenzale è nata proprio per ridurre il rischio, no, che i pazienti over 65 o con comorbidità insomma avessero, no, delle sequele irreversibili. D'altronde si calcola che su 10 milioni di italiani che si influenzano ogni anno, no, ci stanno 8.000 morti, quindi 8.000 ogni anno? Circa, quindi l'un per mille. Ecco, la letalità è questa. Un'altra curiosità, le mascherine, quelle che vediamo abitualmente, servono a qualcosa o se dobbiamo metterci la mascherina deve essere quella professionale? Le mascherine servono in due situazioni, a chi è sintomatico per cercare di non trasmettere, e a chi praticamente va in contatto con persone sintomatiche per proteggersi, questo certo. È un po' cioè abbiamo un'altra telefonata, pronto? Signori, scusatemi, io ho 85 anni, perciò sono particolarmente preoccupato, lei dottor Mastrolosato mi capirà, in due gentili signori devono avere pazienza di dirmi questo. Io non sono stato in Cina, non vado al cinema, non faccio ginnastica, però cammino, vado al bar, eccetera. È pericoloso tutto questo? Chiaritemi, datemi questa notizia e io sono più tranquillo e vi ringrazio. Scusatemi, è grazie, una banalità, però dovete pensare pure un po' all'orecchio. Lei grazie. Abita a Roma? Sì, come vivo a Roma, certo. E allora vada tranquillo. Ah, grazie.
grazie. Cammini all'aria aperta tranquillamente, che le fa bene per tante altre cose. Certo. Ma vedi, per questo io volevo, io sono, se mi permette, un amico della trasmissione, cioè intervengo da un sacco di anni, sono uno, veramente un appassionato a di questa trasmissione. E noi in amicizia le diciamo di continuare a fare tutte le cose che fa. Mi sono permesso di chiedervi aiuto perché voi siete più competenti di me. Io, se lei mi dice qualche cosa di storia, magari posso controbattermi con lei, ma di medicina non capisco niente. Grazie molte. Grazie, grazie. Un'ultima cosa e poi andiamo al tema del giorno. Il tempo, no? Il freddo e il caldo, quanto incide rispetto a questa patologia? Beh, se incide, il freddo dovrebbe incidere sicuramente di più per anche per la trasmissione, per il, mi sembra che nelle zone calde non c'è questa grossa epidemia di coronavirus, insomma, quindi presumibilmente affacciandoci alla primavera speriamo che la situazione dovrebbe andare come bene. Anche la virosi influenzale d'estate tende a scemare, quindi una sorta di labilità termica, che comunque il freddo riduce anche localmente le difese aeree, no? Nel senso che noi abbiamo la clearance mucociliare che ti fa espettorare il catarro, per intenderci, che con il freddo questa perde un po' della sua performance e tutta una serie di meccanismi che con il freddo hai più facilmente puoi prendere dei virus respiratori, mentre d'estate è molto più difficile, insomma. Io vi chiedo, proprio per chiudere l'argomento, due parole proprio di riconoscimento agli operatori della sanità pubblica che in questo momento stanno facendo veramente gli eroi, possiamo dire così? Assolutamente. Ma guardi, guarda Fabrizio, le notizie che leggiamo e ci vengono trasmesse dai telegiornali, c'è una guerra quotidiana nei confronti mediatica, nei confronti che poi si traduce anche in una sorta di aggressività, il più spesso verbale, però purtroppo abbiamo visto anche recentissimamente, no, episodi di violenza vera e propria nei confronti degli operatori sanitari, soprattutto prevalentemente nei pronto soccorso. Allora, e abbiamo visto come vengano individuati come i tempi di attesa al pronto soccorso come fossero delle carenze da parte del personale medico, infermieristico, tecnico, ausiliario. Allora, tutti quanti noi lavoriamo H24. Bene, allora ci abbiamo una telefonata che aspettavamo, che è Pierluigi Bartoletti, quindi possiamo entrare proprio sul tema di oggi. Pierluigi, benvenuto. Ciao Fabrizio, come va? E allora ti dico che sono gli ospiti in studio, ci abbiamo Raffaele Macaroni e il dottor Costantino Zampaletta della ASL di Viterbo. Credo che vi conosciate, anche noi vi abbiamo messo anche una fotografia tua che appari nella tua beltate proprio. La foto mia, perché vuoi risparmiare. E oggi il tema per Luigi è quello della prevenzione al tumore al colon retto. Si diceva, appena abbiamo aperto, come dire, l'argomento, quanto sia importante il rapporto con i medici di famiglia. Quindi lascio a Raffaele, a Macaroni, di interloquire subito con te. Allora, intanto benvenuto Pierluigi. Abbiamo detto proprio come introduzione al problema della prevenzione secondaria del cancro del colon retto che la figura del medico di famiglia è una figura fondamentale, perché il medico di famiglia è la persona, è il perno sul quale si muovono tutti i percorsi dei programmi di screening. Noi da anni, però voglio lasciare la parola sul programma di screening all'amico Costantino, perché lui è responsabile nell'ASL territoriale di Viterbo del programma di screening del cancro al colon retto. Ma comunque per noi la figura del medico di famiglia, e noi tutti gli incontri che facciamo li facciamo sempre avendo il medico di famiglia come figura centrale
del programma, del percorso diagnostico terapeutico e del percorso di screening. Allora, Pierluigi, interviene subito il dottor Zappa. Ciao, piacere. Io sono, in realtà, sono un ex medico di famiglia, anche se l'ho fatto per soli 2 anni, insomma, ho avuto il piacere di fare il medico di medicina generale, nonché il corso che si faceva all'epoca, no? Quello che non si fa ancora adesso. Anzi, adesso è più evoluto. E, no, noi abbiamo avuto delle esperienze con i medici di medicina generale nell'organizzazione dello screening, con dei grossi risultati, soprattutto al primo livello di adesione, no? Perché comunque siete voi che poi parlate, siete voi che avete la possibilità di interagire in maniera più continuativa, no? con i pazienti, per dare le spiegazioni, per incoraggiarli, perché sai, c'è ancora per alcuni, no? una sorta di tabù nei confronti della colonoscopia. E quindi ecco, insomma, noi siamo... tutti gli esami che noi facciamo di screening poi li rimandiamo comunque come almeno da Viterbo, insomma, ai medici di medicina generale, affinché ci sia proprio un controllo reciproco per quanto riguarda il paziente, insomma. Ecco, per Luigi, a te. No, ma anche perché, diciamo, la collaborazione con loro è fondamentale, perché in ogni caso, al di là delle fasce di screening codificate per il sistema sanitario nazionale, noi abbiamo anche la possibilità di intervenire fuori fascia screening, che è l'altro problema, perché non tutti quanti, diciamo così, che lo screening ha una fascia ben delimitata, fuori screening possiamo vedere soltanto 9 persone, e poi in ogni caso c'è il problema, che non ho mai capito, aggiungo, su molta ritrosia nel fare anche da un punto delle feci, che è un esame assolutamente tranquillo, facile, non traumatico, non invasivo, ma trova molta resistenza spesso nelle persone a farlo. Dico io, per riuscire a collaborare, a portare a casa la prevenzione, che spesso si risolve con un intervento colonoscopico di polivectomia su una lesione che si evolve e poi dà problemi molto più seri. Senti, Luigi, ti volevo chiedere, il nostro sistema sanitario, dal punto di vista proprio delle disponibilità finanziarie, quanto dedica a questo tipo di iniziativa da parte del sistema stesso? Ma da sempre la prevenzione insieme alla ricerca è sempre stata una cenerentola del nostro sistema. Infatti ne paghiamo le conseguenze. Dobbiamo recuperare il tempo perduto, e secondo me, se noi riannodiamo il dialogo con tra il sistema, tra i pezzi del sistema, riusciamo in parte a recuperare il tempo perduto, perché sulle campagne di screening pubblico ancora le percentuali di risposta non sono quelle adeguate richieste. Quindi è chiaro che la screening pubblico si basa su dati numerici, per questo tipo di patologia, e le persone che diciamo così aderiscono allo screening dovrebbero essere meno sufficiente per garantire la diminuzione della mortalità, e ancora non ci siamo. Senti, che rispondenza c'è da parte dei singoli cittadini di fronte a questo tipo di iniziative, tipo lo screening, esatto, la prevenzione, il rapporto che voi riuscite a stabilire, proprio di dire, insomma, sotto l'adesione? Cioè, prego. No, è importante capire da loro soprattutto quante persone per il programma, il primo livello funziona così. Prendono tutti la fascia di popolazione tra 50 e 74 anni, viene inviato il kit per il sangue occulto, esatto, certo. E, però chiaramente non è che tutti e 100, il 100% di quelli che, a cui arriva rispondono, siamo intorno al 35-40%, ecco, più o meno, ecco, non so voi che motivazioni riuscite a ravvisare, qual è il motivo della ritrosia che voi percepite? La ritrosia immotivata, uno glielo spiega, abbiamo una sorta di disturbo telefonico che non so, comunque, ma non è che sei tu che involontariamente sbatti sulla tastiera? La mia orecchia su questa cosa qui qua. Adesso dovrebbe essere risolto il problema. Sentivo anche io il ticchettio che è dato. Ah, vabbè, ti sentiamo meglio adesso, dai. No, quindi diciamo così che il problema è proprio spiegare bene in che consiste, e che in ogni caso farlo è una garanzia, perché un esame è assolutamente privo di rischi, no? Non invasivo, tranquillo, ma le persone su questo, ripeto, non ho mai spiegato il perché.
sempre un po' ritrose, quindi le percentuali basse sono anche su questo, da una parte. Dall'altra, molti mi dicono sì, ma se poi è positivo che succede? Succede che se è positivo bisogna approfondire. Cioè, la colonoscopia non la voglio fare, anche se questo ormai piano piano comincia anche qui gli esami endoscopici sono più accetti rispetto a prima. Cioè non voglio fare la colonoscopia, è un fatto di, come dire, di ritrosia culturale questa vera e propria. Sì, poi anche lì bisogna spiegare che è un po' di voce, è meglio di un tumore domani. Esatto. Ma soprattutto da parte degli uomini questa? No, ma poi da parte di tutti, non è una cosa di genere. Diciamo che spiegare in maniera anche un po' hard si capisce poi che è meglio farla piuttosto che non farla. Però va comunicata, probabilmente quello che manca è che molti voi tra l'altro neanche te lo dicono, ho avuto la mail della ASL, non dicono niente. Quando la domanda è che sta entrando anche nella nostra routine, sulla mammografia, sul calcolo del colorretto, ma è più routine, ha fatto la mammografia, ha fatto lo screening, ha fatto che sangue occulto, generalmente le persone si convincono e una volta che le ha avviate poi rispondono. È l'informazione che va potenziata, va potenziata a livello capillare. E non è scontato che una lettera risolva il problema. Esattamente, esatto, è l'informazione che va potenziata a livello capillare. Quando parliamo di informazione non è che ce la prendiamo sempre con i giornalisti, no? No, come fatto proprio culturale che dovrebbe venire dalle istituzioni. Ecco, il momento di oggi, per esempio, no? Su quello di informare sul perché e come si svolge un programma di prevenzione, quali sono i benefici e l'assenza di assolute problematiche connesse con il percorso. Pierluigi, un'ultima domanda, salvo poi gli ospiti, non te ne voglio fare altre, ma c'è questo connubio, tu hai la percezione che c'è questo connubio tra medici di famiglia e istituzioni sul territorio, ASL, la parte medica che opera dentro gli ospedali? Ma no, questo non c'è, sui piccoli centri a Viterbo sicuramente c'è, Viterbo si conoscono tutti i colleghi, su Roma meno, cioè spesso sono medici sconosciuti che operano da una parte e dall'altra, e quello è un altro problema. Il problema è che noi abbiamo delegato al CUP tutta una serie di cose che devono essere però secondo me guidate non tanto da crocette sulle ricette o da letterine o PPD, ma legate alla effettiva necessità di fare un esame, un accertamento, un intervento prima rispetto ad altri. Quindi un concetto di priorità clinica che adesso viene espresso in maniera troppo burocratizzata. Il meccanismo del CUP, se da un lato poteva andare bene per avere l'offerta tutta quanta aperta davanti, parlo con accende, adesso è un meccanismo burocratico che sta rallentando spesso l'accesso ai casi più gravi. Su Viterbo, su aree più piccole, spesso il dialogo tra colleghi è maggiore, su Roma non esiste. Ma questo, in questo ha pesato il piano di rientro del Lazio in particolare? Ma ha pesato anche il fatto che il CUP continua a essere, diciamo così, ad avere in agenda le prestazioni dei pubblici, quelle dei privati non ce l'ha, quindi continuiamo a vedere un'offerta che è un'offerta che è circa il 25% del reale, e questo non ci consente di poter, diciamo, indirizzare una persona che ha un sangue occulto positivo e sintomatico prima rispetto a un altro che magari ha solo un sangue occulto positivo, ma magari gli fa un controllo dopo 3 anni. Quindi non c'è questa possibilità di invio diretto. No, ci abbiamo provato, ma anche lì sulle agende abbiamo problemi di spazio, il piano di rientro sicuramente è influito con la carenza di personale. Qui, questo problema cioè, della nostra regione, allora, non ho capito, scusa, la nostra... cioè, le liste di attesa, se non ho capito, vanno a inficiare i numeri dello screening. Sì, questo no, non c'entra niente, però dico, al di là dello screening, che si occupa il rispetto alla risposta finale, dipendente, quindi lo screening io dico fuori. Se per esempio abbiamo dei pazienti con polimosi familiari, spesso è difficile il meccanismo di farlo seguire da un centro. Ah, ho capito. Cioè, lo screening è fuori dal tuo discorso qui. Questo riguarda tutto quello che è fuori fascia. Oggi quello che è fuori fascia comincia ad aumentare. Prima sulla mammella, in quella fascia lì per esempio, ci entravano un po' tutte, adesso sulla mammella vediamo tumori prima o dopo le fasce di screening. E su quello non abbiamo strumenti. Idem sul colorretto. Se fai un po' di screening... Ma dipende, scusami Pierluigi, dipende pure dalla storia delle singole aziende. Allora, la nostra azienda è un'azienda territoriale e quindi è deputata ad eseguire i programmi di screening.
probabilmente è fra le più virtuose, se non la più virtuosa del Lazio, tant'è che dal 2004 mi pare che... 2004, con il professor Anti cominciò con i medici medicinale generale, proprio con i medici medicinale generale a sperimentare un programma di screening, esatto. E tant'è che la risposta della nostra azienda, del nostro programma di screening è la più performante del Lazio, supera il 38%, quando il Lazio per altre realtà si attesta attorno al 32%. Quindi dipende anche da quanto ci lavori su un progetto. A Roma probabilmente è più difficile, anche perché i numeri sono diversi, di quanto non sia a Viterbo. A Viterbo la unità operativa che gestisce Costantino Zampaletta, e lui è anche il responsabile del programma di screening, è in grado di dare determinate risposte numeriche in termini di coloscopia, senza per questo ridurre le risposte alle coloscopie fatte per altri motivi diagnostici o terapeutici. Ma infatti te lo dicevo prima che su Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina i problemi sono minori di dialogo fra colleghi. Su Roma abbiamo un problema serio, perché in ogni caso siamo tanti e non è facile parlare con tutti. La Roma 2 ha circa 600 colleghi che lavorano sul territorio, e non è facile rapportarsi con 600 con percorsi. Ci stiamo lavorando con la regione da un po' di tempo, speriamo che riusciamo a avere dei percorsi che sono dedicati a malati più seri o anche fuori fascia, che consentono di dialogare direttamente fra colleghi, non più soltanto tramite pubblico. Senti Pierluigi, ma questo dipende anche da quello che poi sui giornali ultimamente sta emergendo in maniera anche piuttosto forte, devo dire, dalla carenza proprio del personale medico? Ma la carenza del personale medico, sì, quella lì si riflette sull'offerta di medico e infermieristico, non solo. Certo. Io ho un ambulatorio con un pianto organico, 5 medici e 3 infermieri, me ne trovo 2 medici e un infermiere, è logico che le prestazioni non possono aumentare, diminuisco. Quello è fisiologico, ma speriamo che, essendo usciti a prima di rientro, riusciamo ad assumere personale sufficiente in base a far bisogno di Poi io volevo dire una cosa. Allora, un'ultima battuta di Costantino Zampaletta. Era che poi bisogna, oltre che già, alla carenza dei medici e degli infermieri, io parlo dell'ospedale, c'è ovviamente anche una inappropriatezza, che è quella che poi si cerca di combattere, diciamo, del prescrittivo, ma non tanto le medici generali, dei pazienti che vanno a comprimere i medici di medicina generale, oppure si autoprescrivono tutta una serie di analisi che non sono soltanto gli esami endoscopici, ma anche tante altre cose. E non è semplice gestire anche questo tipo di situazione, anzi è abbastanza complicato, tant'è che noi avevamo suggerito a Viterbo di fare non solo gli incontri con i medici di medicina generale, ma fare gli incontri con i medici di medicina generale insieme alla popolazione, in maniera tale da supportare i medici di medicina generale proprio nelle prescrizioni o nelle indicazioni per far sì che siano magari abbastanza... Che ci sia più appropriatezza possibile. Certo, perché l'appropriatezza è circa un 30% in endoscopia, non è poco 30%, no? 30% su 8 mesi di lista d'attesa, insomma, arrivi a 5, che, insomma. Ma secondo me anche di più, il problema è un altro, perché noi stiamo lavorando parecchio sul discorso della presa in carico, che è una cosa complicata, per cui è chiaro che ad oggi se io ho prestazioni da CUP che arrivano da tutte le parti del Lazio, non si capisce bene quale sia l'indicazione principe, eccetera, e non c'è una priorità e non c'è niente, ma è un problema tanto di domanda, ma non c'è una presa in carico effettiva. È chiaro che il problema di attesa non si risolverà mai. Stiamo cercando di dire che in ogni caso, almeno in generale, se ha dei casi selezionati può segnalarlo, entrare in contatto direttamente con la struttura che arriva a prestazioni, non tanto sulla diagnostica, quindi coloscopia, ma anche soltanto sul caso clinico, quindi con la visita gastroenterologica. E poi lo specialista prenderà carico del paziente e deciderà lui i tempi più opportuni per fare la prestazione. Ma poi quello che succede spesso è che io mando una persona a visita gastroenterologica, dal tratto contrario, non c'è la presa in carico, mi ritornano richieste di prestazioni diagnostiche di alto livello che io non so dove fare nei tempi richiesti, e quel paziente busserà tutte le porte per cercare quella migliore. Ci vuole un'attribuzione di responsabilità da parte delle persone, sì, da parte nostra assolutamente sì, da parte dell'azienda che deve garantire delle liste, che siano liste basate sulle priorità cliniche, non soltanto su priorità burocratiche delle ricette, no,
e indicare il percorso chiaro, cosa che avviene in tutta Europa, perché non esiste che in Europa un paziente si chiede l'analisi, se l'è fatta solo, si fa prescrivere da un anno. In Europa succede che ti dicono, ma lei chi la manda qui? Il suo medico. Allora va bene, se uno arriva da solo, in Europa si paga, non è che il servizio internazionale paga le prestazioni richieste da persona. Pierluigi, io ti ringrazio e poi, insomma, superata questa crisi devi tornare in trasmissione quanto prima. Speriamo. Se no ti do il tormento. Va bene, speriamo. Anche perché presto, se quando in... ritornerai significa che la crisi è superata, sì, no? Esatto, no, ma anche prima, dai. Anche prima. Va bene, ti chiamo presto allora. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Pierluigi. Allora, dopo la telefonata, la pubblicità e poi andiamo all'argomento di oggi. Questo è un paradiso terrestre, guardate su. Sì, questa è una pioggia di meteoriti di prosciutto buono. Devo dirvi che fa abbastanza impressione vedere tanti prosciutti così interi. Se entri da Lattanzi non ne esci più. Tra profumi e sapori, tra salsicce e porchette, tra coppiette e salami, ci ritornerai con la persona che ami. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Montecompatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com. Mercoledì 26 febbraio alle ore 14 torna in televisione Capire per prevenire, già presente da diversi anni su Facebook. Si tratta di una rubrica di informazione medico-scientifica, culturale, rivolta al sociale, dove il linguaggio usato è semplice, facilmente comprensibile e rivolto con particolare attenzione alla prevenzione. La trasmissione è in diretta e tratta di volta in volta, in modo approfondito, un argomento di medicina che riguarda la nostra salute, il nostro benessere. Potrete interagire con noi con domande al telefono o attraverso tutti i veicoli social. In sintesi avrete la possibilità di dire la vostra. Non mancate, perché è un'occasione unica, imperdibile, per apprendere in modo intelligente qual è la strategia migliore per una corretta e salutare prevenzione. Vi aspettiamo, non mancate, da mercoledì 26 febbraio, Capire per prevenire, in diretta, in televisione, su Facebook e su YouTube, ogni 15 giorni alle ore 14. Allora, abbiamo subito la telefonata e poi andiamo all'argomento di oggi, partendo addirittura dalla storia. Faremo, sì, sulla storia faremo intervenire subito il professor Magaroni. Pronto? Sì. La storia della professor Magaroni. Sono Antonio da Roma. Prego, Antonio, ci dica. Volevo domandare al professor Magaroni se è vero, io sono nato nel settembre del 43, che non posso fare più la prevenzione per il colon retto. È vero? Io ho 76 anni. Sì. Buonasera, siamo coetanei, guardi, allora. Siamo coetanei, quindi prego. Ma il professor Macaroni quanti anni c'ha? Il professor Macaroni probabilmente è un pochino più giovane. Sì, molto più giovane. Anzi, ci direi dire molto più giovane. Più no, ma bisogna vedere come il problema è reale. Il problema è reale. Perché... Ma è vera questa storia. Il programma di screening prevede l'esecuzione dello screening fino ai 74 anni. Che significa che dopo 74 anni devo morire? Non ho capito. Siccome ma, il tempo... Scusi, professore, ma è una ragione scientifica o una ragione economica? È una situazione scientifica economica. E numerica.
nel senso che saremo sempre meno, no? Nel senso che siccome la sopravvivenza media degli uomini nel nostro paese a una certa età, dai 70 in poi, è 82 per gli uomini e 87 per le donne, e siccome il tempo di crescita del tumore dalle prime cellule fino a una sintomatologia evidente, quindi compare di molti anni, è più facile che non compaia? È più facile che avendo fatto l'ultimo test a 74 anni uno muoia copertura, prima che gli venga il tumore. poi c'è da dire una cosa, che siccome nella maggior parte dei casi vengono fuori delle lesioni precancerose, no? Gli adenomi, che poi faremo vedere. E quelli impiegano la sequenza della canzone, impiega almeno 10 anni, se non 8 più. Anni. E quindi, ecco, allora si è scelto anche per ragioni comunque giustamente economiche di fermare a 74 anni lo screening. Poi è chiaro che se uno è sintomatico... Comunque, se lei vuole fare il test, lo può fare tranquillamente, certo. Anche al di fa... test, professore, che devo fare? Il sangue occulto, il tampone, devo fare? Il sangue occulto, se non ha mai fatto una coloscopia e è sintomatico, farà la coloscopia, se no fa il sangue occulto. Il sangue occulto, certo. Coloscopia o sangue occulto? Va bene, se risultano positivi aspetto chi arriva prima. O il tampone o la morte. No. No, anche perché da quello che ho capito, guardi, ho capito male, però mi pare Antonio, capito così. Siccome siamo coetanei, io da quello che ho capito. Da quello che ho capito, superata una certa età, insomma, la fascia di pericolosità diminuice, no? È così. Sì, ma coronavirus, diciamo irrazionale. Che via. Il coso non ce lo possiamo. Quello dice, voi siete fottuti. E santo, dice, vi potete curare. No, come non si può curare? Ho detto, perché... fino a 74 anni fa il sangue occulto. Dopo i 74 anni, se è sintomatico, se perde sangue, se ha dolori addominali, se ha diarrea, albo alterno, eccetera, eccetera, viene indirizzato dal medico di famiglia a fare o il sangue occulto o addirittura la coloscopia. Quindi lei adesso, se c'ha la pazienza di seguirci, noi andremo proprio a descrivere queste cose. Esatto, qua, esattamente. No? Beh, il luogo non è dei più felici, però va bene. Va bene, grazie, grazie di aver chiamato. Speriamo grazie. Bene, tanti auguri a tutti. Grazie, signor Antonio. Tanti auguri a tutti. Grazie, signor Antonio. Allora, facciamo una piccola premessa storica, no? Dell'attenzione che nasce antica nel nostro paese sul cancro in generale. E poi cominciamo sul particolare, va bene? Prego. Ma il problema, stiamo parlando del problema della prevenzione del cancro colorettale. Allora nasce, se possiamo vedere le prime immagini, nasce la prevenzione, il mese di marzo è stato identificato dal presidente Clinton nel 2000, è stato identificato, queste sono le diapositive del dottor Zampaletta. Identificato queste come qua. Il mese della awareness, della awareness, cioè della consapevolezza contro il cancro del colon retto. E da allora ogni mese di marzo nel mondo vengono sollecitati i cittadini e le istituzioni alla prevenzione del cancro del colon e del retto. Ecco il motivo di questo nostro incontro odierno, come si diceva prima con il dottor Bertoletti, l'importanza di portare l'informazione ai cittadini. Se possiamo andare avanti con la diapositiva successiva. E questa è la giornata blu, viene chiamata? È la giornata blu. Questo è il mese blu, esattamente. Infatti, se lei vede, prevenzione, prevenire. Il fiocco blu è il blu è il colore che è stato destinato alla prevenzione del cancro del colon e del retto. Quello rosa per il cancro della mammella. E sono i due grandi killer nel mondo occidentale, oltre al cancro del polmone. Quindi venire prima, quindi la prevenzione è finalizzata a questo. Se possiamo andare avanti con la successiva. Che cos'è il cancro? È una malattia genetica, attenzione, genetica, non familiare, cioè perché occorre una mutazione perché si sviluppi la neoplasia, che dà luogo a una divisione cellulare incontrollata
e l'evento cancro richiede più di una mutazione di diversi geni con attivazioni di oncogeni e inattivazioni di oncosoppressori, cioè dei geni favorenti e dei geni. Adesso se vediamo la slide 5 e poi la 6, poi magari andiamo dal dottore, facciamo un po' di ping pong. Allora, quali sono i numeri del cancro in Italia? Questa è una cosa importante. Allora, nel 2019 ci sono stati 371.000 nuovi casi di neoplasie maligne, chiamiamole più correttamente neoplasie maligne, 4.000 in meno rispetto al 2018, quindi una modestissima riduzione. La prevalenza, cioè quanti cittadini, quanti italiani vivono con il cancro dopo la diagnosi, ebbene sono 3.400.000, vale a dire il 6% della popolazione, sono persone, cittadini, nostri concittadini che vivono con il cancro, trattati o in corso di trattamento. Se andiamo ancora avanti. Quindi quella avanti, che fa vedere proprio il colon retto, eccolo qua. Che questo è il colon retto. Lo può dire. lui lo vede dentro, spesso. Insomma, endoscopicamente. Lo vede tutti i giorni. Inizia a livello della fossa ciliata destra, nella regione cecale, c'è il colon ascendente, la flessura epatica che è un po' più bassa della flessura controlaterale, che è quella splenica, il colon trasverso, che è un mo' di festone, l'angolo colico sinistro, che è un po' più in alto perché non c'è il fegato che lo abbassa, il colon discendente, il sigma, che è un tratto zigzagato, tortuoso, e infine gli ultimi 12-13 centimetri che sono il retto, e infine il canale anale. Senti, andiamo ancora ad altri dati, poi passiamo alle slide che ha preparato il professore. Cancro colon retto, la slide 7, incidenza 49.000 allora, nuove diagnosi. Quanti sono le nuove diagnosi? Sono state nel 2019? Ebbene, quindi diciamo 50.000. Di queste prevalenti gli uomini, 27.000 e 22.000 le donne. E il cancro del colon retto, abbiamo detto, è uno dei grandi killer del nostro paese, è al secondo posto dopo il cancro della mammella come incidenza, dopo il cancro della mammella delle donne e il cancro della prostata negli uomini. Se andiamo avanti, vediamo ancora dei numeri, la mortalità. La mortalità è per cancro del colon retto 19.000 decessi l'anno, 53% uomini, al secondo posto su 180.000 decessi per cancro vediamo un attimo la parte positiva, quella della sopravvivenza, diciamo. Esatto, vediamo quella anche, della anche slide successiva, dato, anche qualche dato avanti. Ecco, la sopravvivenza è una delle neoplasie che ha la migliore sopravvivenza, il colon retto, lievemente maggiore a 5 anni per il colon, 2 pazienti su 3, e 62% per il retto. È omogenea fra i due sessi. Perché? Perché probabilmente, no, per l'attività di screening vengono fatte diagnosi precoci, quindi... Poi lo vediamo. Le regioni meridionali dove non programmi di screening non sono particolarmente sviluppati o stanno prendendo piede soltanto adesso, hanno dei risultati superiori al 5% più negativi rispetto a quelli del centro e del nord Italia. Sono particolarmente invasivi? Dipende. Teoricamente dovremmo arrivare a non renderli tali. E lo screening serve, ecco, lo screening serve proprio a questo. Fatto in maniera preventiva, quindi se già la facciamo in una fase più avanzata, l'invasione è maggiore. Esatto. Cioè lo scopo dello screening, poi lo diremo, è proprio quello di, oltre a individuare le lesioni precoci da togliere, a individuare le lesioni che sono già degenerate, perché sono degli stati che siano resecabili chirurgicamente e quindi che diano la possibilità di sopravvivenza a lungo termine. O endoscopicamente. O anche endoscopicamente. Senti, quindi se prendiamo un attimo la slide 10, il cancro colon retto, la sopravvivenza a 10 anni, no? È simile, lievemente ridotta a quella a 5 anni, lievemente minore per il retto, perché è una patologia a sé, è scorretto parlare di cancro del colon retto, cancro del colon e cancro del retto, e anche questa è omogenea fra i due sessi.
Senti, ma quindi che significa che una sopravvivenza a 10 anni è fatta nei confronti di una persona che comunque già è anziana, nella maggior parte dei casi? Non è detto perché addirittura adesso negli Stati Uniti si portano i programmi di screening, si cercano di anticiparli di 5 anni rispetto ai 50 nel nostro paese. Perché si è visto che anche persone di età più giovanile sono affette con una certa frequenza. Rientra un po' nelle osservazioni che faceva l'ultimo telespettatore, però, no? Rispetto. No, ma questa del spesso ci viene posto il quesito che ci ha posto l'amico Antonio. Ci abbiamo la telefonata e poi rientriamo sull'argomento. Sì. Pronto? Buongiorno. Sono Francesco. La sentiamo malissimo, guardi, una voce. Pronto? Adesso bene, prego. Bene. Mi chiamo Francesco Nardi, volevo chiedere una cosa al professor Macarone. Prego. Ma tutte queste differenze di sopravvivenza, di differente nord-sud, ma può dipendere dalla chirurgia, cioè dalla laparoscopia, se vengono fatte senza la laparoscopia o con robot? Allora, guardi, mi sente? Sì, la sento. Allora, guardi, i risultati in termini di sopravvivenza dipendono dalla estensione del tumore, dalla estensione del tumore al momento della diagnosi, e dalla radicalità chirurgica oncologica, con qualunque metodica venga effettuato l'intervento. Cioè, la laparoscopia costituisce il gold standard attualmente per il cancro del colon. Ci sono stati in letteratura negli ultimi 2 anni dei dati difformi sulla radicalità dei pezzi istologici in corso di laparoscopia. La robotica indubbiamente sembrerebbe avere dei vantaggi rispetto alla laparoscopia e alla chirurgia aperta, sembrerebbe avere dei vantaggi per la chirurgia del retto. Ma la cosa più importante è la radicalità oncologica, il fattore numero uno per la sopravvivenza dei pazienti a parità di estensione di malattia è il chirurgo. L'importante è che il chirurgo sia un chirurgo oncologo. È una cosa che tutti i cittadini debbono sapere, debbono domandare al chirurgo per qualunque tipo di intervento. Questa è una cosa che ci tengo a dirla perché l'avrei detta poi alla fine della trasmissione. La cosa più importante è che il cittadino che si affida a un chirurgo, la prima cosa che deve fare è domandargli quanti interventi di quel tipo ha eseguito nell'anno precedente e quali sono state nelle sue mani le complicanze. Ma ci sono indicazioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a riguardo? C'è una curva di apprendimento, certo, c'è una curva di apprendimento. Per la laparoscopia erano 50 interventi fatti. L'anno. Fatti per avere una skillness e poi mantenerne almeno 20 ogni anno. Io vorrei completare la domanda, no, non se ne vada perché ha fatto una domanda molto interessante, ma se io vengo all'ospedale Belcolle, no, per rimanere nell'esempio, e vado nel reparto dove c'è il professor Macaroni che è direttore di chirurgia oncologica, non dovrei avere dubbi? Non dovrei avere dubbi? Beh, questo non è vero. Spiegaci perché non è vero, appunto. Beh, il reparto di chirurgia oncologica fa prevalentemente chirurgia oncologica, appunto. Su questo siamo d'accordo. Però è buona regola, questa è un'informazione ai cittadini, è buona regola quando si discute, perché con il più che si discute ci si confronta con il chirurgo operatore, il quale per ottenere il cosiddetto consenso informato, è buona regola domandare quante operazioni hai fatto, quante ne ha fatte, perché volume fa qualità ormai, no? In chirurgia volume fa qualità. Cioè, possiamo fare un esempio, vediamo se ho capito bene, se no poi mi dai 5 meno. Cioè. Nel caso per esempio delle nascite, no? Cioè, puoi aprire un reparto di cura della donna che viene a partorire, se in quell'ospedale si fanno almeno 500, dice, no? Sistema sanitario. Volume fa qualità.
Quindi siamo in questo esempio qua. Ma non solo qua. Per il chirurgo, anche per il personale, per gli infermieri. Si chiama on the job training, cioè quanti più di quelli ne fai, cioè la mano tanto pronta, più, tanto più l'assistenza. È la stessa cosa. Gli infermieri del reparto che io di cui ho lasciato la direzione qualche mese fa, ormai lavoravano per protocolli e ti chiamano esclusivamente quando c'è un problema veramente serio da gestire. Scusa se insisto, però questo tipo di protocolli non dovrebbe essere la direzione generale della ASL interessata a dire ci devono starsi i protocolli? Allora, i percorsi esistono i piani di lavoro per gli infermieri, esistono i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per tutti, per medici ed infermieri. Io quando arrivai già al San Camillo li avevo costituiti e me li sono portati appresso in tutta la mia attività e a Belcolle quando l'ultima volta li abbiamo rivisitati nel 2013. Scusi professore, una domanda, ma allora perché ci sono in alcuni ospedali ancora dei medici, dei chirurghi che non fanno gli interventi in laparoscopia, se lei ha detto che è il gold standard? Perché al sud si muore di più che al nord? C'era su una diapositiva. Intanto questa è un'osservazione, quindi si può morire di più perché si arriva più tardivamente alla diagnosi, perché non ci sono programmi di screening, o sono programmi di screening iniziali. Non c'è adesione sulla cui, allo screening. O c'è un'adesione ridotta allo screening. E queste sono le caratteristiche. Che quindi è un problema che appartiene più al sistema. Più che al sistema, che non ai professionisti. Che non anche alla cultura. Alla cultura del luogo. Insomma. Ecco perché, perché siamo qui a spiegare il motivo deve indurci e concluderò la mia come Marco Porco Cacione, il censore, che dice Cartago dell'Enda Est. Certo, Cartago dell'Enda Est è la stessa cosa, bisogna abbattere con i programmi di prevenzione. Noi nella nostra ASL l'anno scorso abbiamo fatto 5 incontri con i cittadini delle città più importanti e più provincia. Popolose della provincia, per portare infatti, al comune l'informazione ai cittadini, altrimenti che non sanno. Ma quello che va a fare è grave, il motivo per il quale ci troviamo qui. Grazie a voi per questa trasmissione. È il motivo per il quale stiamo qui. Grazie a lei della telefonata. Proseguiamo un attimo su questa. In una realtà, per esempio, come la provincia di Viterbo, no? Che ha sparsi diversi comunelli, no? Certo. Quell'informazione alla quale facevamo riferimento anche con Bartoletti, l'unico punto di congiunzione è il medico di famiglia o il farmacista? Esattamente, anche il farmacista. Il farmacista è una figura che va assolutamente, tant'è che noi adesso, peraltro ci troviamo con Costantino anche in un'altra associazione che è l'AMAD, la voglio citare perché è l'associazione contro le malattie dell'apparato digerente che abbiamo insieme al dottor Faggiani abbiamo costituito a Viterbo, che è deputata esattamente a questo, a diffondere la cultura della conoscenza delle malattie dell'apparato digerente e tra queste la prevenzione, che è fondamentale. Senti, io poi devo chiamare la pubblicità, ma sì. Per fare un esempio, qualche tempo fa in provincia di Frosinone, rispetto a Artura la Mammella, quella ASL decise, che pure quella è una realtà, no? Dove i comuni sono sparpagliati su montagne, colline e quant'altro, e mandavano una sosta di caravan annunciandola qualche giorno prima. Vecchia storia. E questa, anche questo è un mezzo, secondo te? Beh, per la mammografia da tempo si utilizza. Utilizzano questa forma. Sì. Cioè, vieni quel giorno perché siamo noi che veniamo da te. Esattamente. Bisogna uscire dall'ospedale e andare a incontrare, questo è il 2000 è questo, uscire dall'ospedale e andare a incontrare. Noi abbiamo fatto tantissimi cittadini. Incontri. La sanità sul territorio. Esattamente. Sì, questo sul Colorretto. Non è solo uno slogan. Fatto non è uno tantissimi slogan, incontri. No? Distribuiti nel territorio dell'azienda di Viterbo. Bene, adesso andiamo alla pubblicità, poi il professor Macaroni ci racconta invece proprio una parte storica che fa riferimento al 1927 addirittura. No, questo è
E questa è la storia della Lega Italiana Lotta Tumori. Come nasce? Addirittura questa sensibilità da allora. E poi passiamo alle slide che ci ha procurato il nostro altro ospite, dottor Zampaletta. Imparerò bene alla fine della trasmissione. Vai con la pubblicità. Mercoledì 26 febbraio alle ore 14 torna in televisione Capire per prevenire, già presente da diversi anni su Facebook. Si tratta di una rubrica di informazione medico-scientifica, culturale, rivolta al sociale, dove il linguaggio usato è semplice, facilmente comprensibile e rivolto con particolare attenzione alla prevenzione. La trasmissione è in diretta e tratta di volta in volta, in modo approfondito, un argomento di medicina che riguarda la nostra salute, il nostro benessere. Potrete interagire con noi con domande al telefono o attraverso tutti i veicoli social. In sintesi, avrete la possibilità di dire la vostra. Non mancate, perché è un'occasione unica, imperdibile, per apprendere in modo intelligente qual è la strategia migliore per una corretta e salutare prevenzione. Vi aspettiamo, non mancate, da mercoledì 26 febbraio, Capire per prevenire in diretta, in televisione, su Facebook e su YouTube, ogni 15 giorni alle ore 14. Nonna li attaccava per aria e diceva: ma perché nonna attacca i prosciutti in cantina così? Perché così vanno tenuti. Io ad esempio sbaglio, metto sempre il salame nel frigo e dopo un po' mi vengono fuori dei salami che sembrano pezzi di marmo. Il salame andrebbe attaccato su come qua, vedi? E si mantiene bello morbido. Se davanti al negozio di lattanzi passerai, guardati intorno e distinto come Andrea Roncato entrerai. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Adesso, come con un ritmo un po' più veloce, il professor Palmieri e Macaroni ci dirà gli altri passaggi con le slide che intanto correranno sullo schermo. Sì, volevo presentare e ringraziare la dottoressa Brustolin della ASLA di Viterbo, che è la curatrice del registro tumori della ASLA, per averci dato i numeri della provincia di Viterbo. Bene, se ci leggi il numero della slide, così la numero 11. La 11, sì. La numero 11, e in totale i casi medi annuali sono circa 280 e alcune zone della provincia sono a maggior rischio, seppur non statisticamente significativo. Quindi i dati sono sovrapponibili a quelli della popolazione nazionale. Sulla slide, questi possono essere considerati dati che vanno bene, insomma, per anche il resto della regione? Valgono per il Lazio? Sì, assolutamente, non c'è nessuna significanza statistica. Poi alla slide 14 vediamo la differenza che c'è fra la prevenzione primaria, la slide 14, e la prevenzione secondaria. La prevenzione primaria è evitare che la malattia, quindi si tratta del cancro al colon retto, si presenti in individui sani. Quindi sono quelle norme di buona vita o di vita sana, se vogliamo chiamare così, che dovrebbero osservare tutti i cittadini, e mentre la prevenzione secondaria è essenzialmente i programmi di screening nel cancro al colon retto, cioè guarire la lesione prima che la malattia si manifesti clinicamente. E allora andiamo a vedere quali sono i fattori di rischio nella slide successiva, la 15, del cancro del colon retto. Fattori di rischio aumentati: la dieta, zuccheri raffinati, lo sappiamo, la carne rossa, sappiamo
sulla stampa è apparsa tante, molte volte, soprattutto nel mondo statunitense, nordamericano, soprattutto se con cottura prolungata e a elevata temperatura, che faccia quella crosta nerastra, no? C'è però la parte dell'alcol che aumenta, raddoppia il rischio nelle donne. Esattamente. Due drink, il drink sarebbe una misura alcolica, sarebbero 12 grammi di etanolo, vale a dire 125 ml di vino, oppure 33 ml di birra, oppure 40 ml di superalcolico. Due di queste misure, due di queste unità può determinare nell'uomo e uno nella donna quotidiane possono determinare un aumento del cancro del colon retto. Mentre fatto la successiva, sempre fattori di rischio aumentato, lo stile di vita, il fumo aumenta prevalentemente il rischio del cancro del retto, un BMI superiore a 25 soprattutto nelle donne, vale a dire un sovrappeso, e la sedentarietà, che aumenta del 25% il rischio di cancro del colon. Andiamo a vedere invece i fattori successivi, fattori di rischio diminuito. Il brisk walking sarebbe una passeggiata, una camminata veloce. Lo specifichiamo meglio, non la corsa, la camminata, camminata veloce. Ci sono due cose diverse. Tre o quattro ore a settimana, quindi vale a dire o due volte o una volta, o un'ora, tre volte a settimana, riduce l'incidenza del cancro del colon del 25%. L'aspirina, che io la prendo, faresti bene a prenderla pure tu. L'ultima volta l'ho presa ieri sera perché c'era una sorta di raffreddore. 100, la cardio, l'aspirinetta, 100 mg. Riduce del 10-19% il rischio di cancro del colon retto. E la polipettomia, per i motivi che abbiamo detto prima, perché riduce e interrompe la sequenza dell'omocarcinoma. Questo è nel mondo l'entità del problema cancro del colon retto, che è la terza neoplasia dopo il polmone e la mammella, che sono le prime. Possiamo dire che questa è una patologia che appartiene un po' ai paesi ricchi? Ai paesi ricchi, esattamente, esattamente. E adesso vediamo che cosa succede nel nostro paese. Andiamo avanti, la successiva. Allora, nel 2020, a ieri, 29 febbraio, qual è la realtà? Andiamo avanti, dall'inizio dell'anno, andiamo avanti. Quanti nuovi casi ci sono stati? Avanti. Ebbene, dal 1 gennaio al 29 febbraio, 8.460 nuovi casi. Avanti. E la mortalità? Non capisco, però rende l'idea, insomma. Che rende l'idea. Rende molto l'idea, sì. Con tutti gli scongiuri d'uso. Quanti morti, esatto, quanti morti purtroppo, quanti decessi ci sono stati? Avanti. 3.100, di quegli 8.000. Non è questa? Ecco, 3.120 decessi. Altro che coronavirus. Altro che coronavirus. Esatto. E allora questo che cosa vuol dire? Se andiamo avanti? Quindi ci sono, ogni giorno vengono diagnosticati 141 nuovi casi e ogni giorno ci sono purtroppo 52 decessi. Avanti. È come se ogni giorno un camion, un pullman pieno di turisti avesse un incidente mortale e morissero tutti. Eh sì, un pullman porta 50 persone. Esattamente. Quindi produciamo... La prevenzione secondaria, lascio la parola a Costantino. Prego. Ok. E adesso passano le slide. Sì. No, sono queste. Su queste qui poi andiamo alle tue. Sì. Cioè, il programma come si articola? Il programma sì, diciamo che ecco, il programma si articola in questa maniera. Abbiamo detto vengono identificate le persone residenti tra i 50 e i 74 anni nel territorio. E viene inviato a casa un kit con cui poi possono praticamente raccogliere le feci per la ricerca del sangue occulto e poi quindi ogni ASL nel proprio territorio si organizza chi in un modo chi in un altro, insomma. Ma posso interrompere? Abbiamo la telefonata. Prego. Così ci torniamo. Prego. Dopo e magari rispondiamo anche al telespettatore. Pronto? Sì, buongiorno. Avrei una domanda per il dottor Zampaletta. Sì. Prego. Volevo sapere, ha senso fare il test immunoenzimatico su tre campioni come si faceva un tempo per il test al guaiaco oppure ne basta uno solo? Ma no. Diciamo che ora si usa il FIT che è un test... Sì, l'immunoenzimatico, l'immunistochimico. Esatto,
che è un test più evoluto, che va a valutare la globina, per cui va a valutare direttamente il sangue umano, invece col guaiaco bisogna fare la dieta per la carne, per, insomma, aveva un maggior rischio di falsi positivi, insomma. E quindi se c'è da fare un test c'è da fare il FIT, e considerando che, questa è la mia considerazione personale, noi siamo costretti ad inviare a tutta la popolazione, e non sappiamo quanti nella popolazione fanno una terapia anticoagulante antiaggregante o doppiamente antiaggregante, e quelli un pochino creano una sorta di falsi positivi, cioè creano un pochino più di lavoro, anche se poi c'è da dire che, ad onor del vero, una parte di questi invece slatentizza prima magari una situazione di tipo polipoide o di tipo neoplastico rispetto ad altri, insomma, ecco. Quindi comunque... Perché io ho fatto un test al guaiaco che è risultato positivo e invece un FIT che è risultato negativo. Il che FIT, valore devo dare adesso al test al guaiaco? Beh, potrebbe essere un falso positivo, nel senso magari una contaminazione di alimenti o di farmaci che sono stati assunti. Quindi che si consiglia da fare? A il FIT, momento? Il FIT. Sì. Ok, io quindi lascio stare con la coloscopia. Ecco, perché ha fatto prima uno e poi l'altro. Ma quanti anni, esatto, ha? Quanti anni ha? 56. Beh, 56, se il FIT è negativo dovrebbe ripeterlo magari fra 2 anni. C'ha familiarità? Vabbè, la ringrazio. C'ha familiarità? No. È sintomatico? No. Beh, no. Asintomatico, l'ho fatto per screening. Lo ripeta un anno? Eh sì. Va bene, la ringrazio. Prego. Grazie a lei. Continuiamo allora, stava sulla sì. iniziativa che allora, nel territorio venne presa proprio. Esatto, e quindi i pazienti residenti che rispondono riportano ai centri raccolta questi FIT, c'è un tempo per cui vengono analizzati e i positivi vengono praticamente, chi è negativo viene spedito a casa a Viterbo, chi è positivo viene ovviamente contattato dal centro screening e gli viene organizzata una visita preendoscopica e poi gli viene dato l'appuntamento per la coloscopia. La visita preendoscopica è molto importante perché questi pazienti sono pazienti teoricamente presi alla cieca, sani tra virgolette o senza sintomi, per cui il medico che fa la visita preendoscopica tanto l'interrogo sui sintomi, l'interrogo sulle patologie di base, c'è gente che può essere stata operata, c'è gente che ha avuto infarti e quindi fa terapie antiaggreganti o ha cardiopatie che richiedono trattamenti anticoagulanti, che possono anche nella organizzazione della coloscopia andare a programmare alcune sospensioni di terapia, come vedremo dopo. È importante anche sapere se hanno patologie di tipo respiratorio, perché durante la coloscopia si propongono vari tipi di sedazione. La sedazione può in qualche modo nuocere a pazienti che hanno insufficienza respiratoria grave. Quindi ecco, ci si fa un'idea di quello che poi, di come organizzarsi per fare la coloscopia. La coloscopia è un'altra cosa importante che si fa in questa visita, è l'indicazione alla preparazione, perché la preparazione intestinale nello screening deve essere una preparazione buona, se non eccellente, perché ti permette di aumentare la denoma detection rate, cioè la possibilità di riscontrare il più lesioni possibile, che mi sembra sia intorno al 25%. E una coloscopia fatta con una preparazione incompleta in alcuni tratti non ti fa perdere, ti può far perdere delle lesioni. Ma questo da che dipende, scusi, dall'operatore? Beh, no, questo dipende dalla preparazione. Perché sì. Adesso si è visto che la miglior preparazione, ad esempio, si chiama split, cioè il colon è pulito al meglio tra le 4 e le 6 ore tra il termine della preparazione e l'inizio dell'esame. Quindi che succede? Che i pazienti che vengono a fare l'esame la mattina alle 9, appuntamento alle 9, dovrebbero
alzarsi alle 3 di mattina e fare questo tipo di preparazione per essere puliti. Se fanno la preparazione il pomeriggio alle 5, chiaro che alle tutto 6, è più pulito, più si legge meglio, capisco esattamente, bene, esattamente, esattamente. Quindi questo è molto importante, tant'è che se un paziente durante lo screening non è indicata una preparazione buona o sufficiente, c'è l'indicazione nella coloscopia di qualità a rimandarla, certo, a rifarla successivamente a breve. Possiamo vedere delle slide del dottore e poi chiudiamo con le ultimissime. Sì. Prevenzione secondaria, vogliamo fare continuare su questo? Allora, questo decreto del commissario ad acta, il 30 del 2017, è attualmente la base sulla quale si muove la nostra regione, che sollecitava ogni azienda a formulare dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali per determinare anche il percorso dello screening che ha illustrato ora il dottor Zampaletta. E quindi questo vale per tutta la quindi, regione, come ovviamente. Come ha detto l'amico che è intervenuto prima, il test immunochimico fecale si fa assolutamente, c'è una diapositiva successiva che è una bustina con dentro un cilindro di plastica nel quale c'è un, e vediamo la successiva ancora, è come un po' le signore col mascara fare il test, si tratta con una, con una e prendere del materiale fecale. Dicevano che era molto facile e si imbrattava tutto, invece no, è facile in effetti, basta sulla tazza del water la croce, mettere la carta igienica e raccogliere le feci e su quella prendere il materiale da studiare. Il test del futuro sarà a casa, avanti. Qual è la metodica, l'ha illustrata il dottor Zampaletta, e cosa in caso di presenza di polipi, la polipettomia endoscopica, che interrompe quella sequenza adenoma-carcinoma di cui abbiamo parlato in passato. E poi un'altra domanda che spesso viene fatta, ma la coloscopia virtuale? Ma la coloscopia Il cancro e il colorettal sono polipi maligni, possiamo dire così? Polipi adenomatosi, che il più spesso polipi adenomatosi, che hanno una sequenza adenoma-carcinoma, che ha la durata, come ricordava il dottor Zampaletta, in passato di anni. Non è una cosa che si verifica. Ecco perché è importante fare lo screening. Lo screening, certo. Ora, la stadiazione, se possiamo vedere la 40, ovviamente la 40. Adesso la 40 è eccola qua, esattamente. Varia a seconda dell'estensione della malattia, no? Se è limitata alla parete intestinale, se ha dato metastasi nei linfonodi, eccetera, eccetera. E questa sequenza può essere interrotta nel momento in cui si fa, c'è un adenoma che sta modificandosi e viene asportato. Ma allora, la domanda successiva, si può fare di meglio? Perché noi rispondiamo questo raggio di fiori, questo raggio di fiori Arnhem, insomma, è l'Olanda, vediamo che dice, 74% di risposta. Anche regioni nostre hanno una risposta positiva, l'Emilia Romagna risponde al 55%, 60%, quindi l'adesione all'adesione. E quello che avevamo detto in passato, ecco, negli Stati Uniti ormai il problema è abbassare la soglia a 45 anni, possiamo andare avanti. Questo è lo screening, l'adesione del 38%, è il più alto della regione Lazio, dei cittadini della provincia di Viterbo al programma di screening. E questo dà l'idea dell'impegno che questo nel 2018, sono i dati del 2018, che l'impegno sono i nostri, questi sono i miei, sì. Abbiamo fatto 1378 coloscopie. 1378 coloscopie solo per lo screening. Poi c'è tutta l'attività diagnostico-terapeutica per le patologie non da screening, no? Quindi insomma un impegno. E poi arriviamo a un punto che tutta questa roba come si cura, no? Quali sono i due momenti? No? Le polipettomie 1773 sono curative, cioè tutti i polipi trovati nelle 1300 e passa coloscopie sono stati tolti i polipi. Quindi via chirurgica? No, polipi endoscopici. Scusa. Che poi il paziente va a casa con delle raccomandazioni, eccetera. Adenomi, e sono usciti fuori all'istologia degli adenomi a basso rischio e sono 489, cioè il 35%, e adenomi ad alto rischio, che significa che erano quasi per degenerare, diciamo così,
e ne sono usciti fuori 220. Però ha interrotto la sequenza adenoma carcinoma, quindi sono cancri evitati. E poi sono stati trovati 29 interventi cancri chirurgici evitati. Questa è la cosa. E poi sono stati ritrovati 29 cancri, insomma. Andiamo alla 46. Ecco, allora, qual è un programma di screening ideale? Dove dovremo, a cosa dobbiamo mirare? Qual è il nostro target? Allora, 60% di un'adesione della popolazione, un tempo di lettura superiore a 85 centi in 3 giorni, un tempo di attesa, ma questi sono, sono quello che gli inglesi reputano. Ora, accontentiamoci di migliorare le nostre performance, esatto, in termini di adesione. Questa è la cosa più importante. Andiamo avanti. Sempre gli inglesi dicono che il tempo di attesa fra il primo accesso, quindi il prelievo, e il trattamento, l'inizio del trattamento, che può essere sia la colonoscopia con polipettomia, che la chirurgia o la radioterapia e chemioterapia, non dovrebbe superare le 6 settimane. Ecco, cos'è che secondo gli anglosassoni una metodica rispetto a un'altra? Cioè, hai detto radioterapia, chirurgia. Quello vale solo per il retto. La radioterapia vale solo per il retto, associata a chemioterapia in casi avanzati. Invece la chemioterapia nei casi metastatici, sia di colon che di retto. Bene, andiamo avanti. Allora, ma ci sono dei falsi positivi, lo ricordava prima il dottor Zampaletti, falsi positivi e falsi negativi ai programmi di screening. Questo è un lavoro del 2013, però fatto con il test, non con il FIT, ma con il test precedente, quindi ha una valenza relativa. E allora, in effetti, su 100 positivi, test positivi, i realmente positivi sono il 9%, e il 91% sono negativi su 100 test che vengono effettuati. I positivi, poi, che fanno una coloscopia, ci sono dei falsi positivi nel 65% dei casi. Cioè, tu fai un test, no? Il test esce positivo, fai la coloscopia, nel 65% dei casi non trovi nulla. Mentre se fai un test e è negativo e poi fai una coloscopia, sono stati fatti degli studi, positivi 6.5% dei casi, quindi nel 6.5% dei casi hai un tumore. Però lì leggevamo che c'è una parte che riguarda l'età, l'altra lo stile di vita, i fumatori. Beh, no, quello è latere, non c'entra niente con questo. Se andiamo avanti, dice, ma allora bisogna fare lo screening? Certo che dobbiamo fare lo screening, perché lo screening verso il no screening, lo screening riduce del 24% la incidenza se viene fatto ogni anno e del 14% se viene fatto ogni 2 anni, come ecco perché abbiamo detto all'ascoltatore di farlo entro un anno. E noi lo facciamo 2 anni. La mortalità viene ridotta del 29% se annuale e del 19% se è biennale. Mentre la coloscopia, che sarebbe alla fine dei conti la indagine più performante, se la facciamo ogni 10 anni riduce l'incidenza di cancro nel 35% per i motivi che abbiamo detto, che interrompe la sequenza adenoma-carcinoma, e riduce la mortalità del 33%. E allora andiamo a vedere dal punto di vista economico, in termini di efficienza, la coloscopia sembrerebbe che è quella che determina un costo in euro per anno di vita salvato minore. Quindi teoricamente la coloscopia sarebbe l'esame da fare ogni 10 anni per ridurre l'incidenza e rendere i chirurghi meno operosi. E questo dal punto di vista sociale, rivisto dentro il nostro sistema sanitario, no? Per quello che riguarda i costi del nostro sistema, quanto incide quindi questa cosa? Beh, incide. Il kit ha un costo, ma non solo il kit, ma tutta l'organizzazione. Però il 33% dei pazienti che non mandi a operare perché hai fatto prevenzione, hai risparmiato, hai risparmiato parecchio, insomma, di allergie, eccetera. Adesso un attimo la successiva e poi cerchiamo di chiudere. La 51, abbiamo 5-6 minuti. La 51... Quella che è l'attività, la 51, quella che è l'attività del nostro ospedale, si eseguono circa 103, 104, 105, insomma è stabile.
interventi di chirurgia oncologica colorettale l'anno. Mm. E passiamo alla 54, questa lasciamo stare, fa vedere, quelle facevano vedere come nel ranking regionale Belcolle stesse addirittura sopra numerose strutture romane. Cioè questa similitudine con le montagne russe, perché? Eh beh, la coloscopia, no? È un brivido, un brivido che ti dà sicurezza. Andiamo avanti. Ecco, qui voglio ringraziare il prefetto, il vescovo, il sindaco di Viterbo che ha voluto illuminare di verde, di azzurro, di blu Palazzo Papale. Il mese e lo ripeteremo anche quest'anno. Avanti, passiamo alla 58 in modo che concludiamo. In effetti questi sono dati, il cancro non è solo una malattia per il paziente, è una malattia sociale, perché quelle erano delle diapositive dell'INPS che dimostravano che in effetti c'è un coinvolgimento di una famiglia, nel momento in cui c'è un paziente canceroso c'è un coinvolgimento della famiglia. E questi erano dei dati che sono apparsi sul Corriere della Sera nel 2019. Ecco, questa è importante perché Ermanno Leo, che è un mio caro amico, peraltro è professore di chirurgia segnatamente colorettale a Milano, queste cose in quella riunione, questo diceva, possiamo vederla bene, la 58? Sì, ce la rimette la 58 adesso, la commentiamo, prego. La 58, ecco, il timore mio, disse in questa riunione a maggio 2017, e me ne assumo totalmente la responsabilità, è che il cancro sia diventato in questi decenni un affare insieme alle guerre, e la chemioterapia non è la soluzione del cancro, la successiva. Mm-hmm. È ancora più inquietante quello che dice. L'altra, e lui se ne assume tutta la responsabilità, ha detto. In Italia ci sono circa 180.000 morti di cancro. Se questo è il segno di un successo, io vado ai giardini pubblici. Il timore mio, me ne assumo totalmente la responsabilità, che il cancro in questi decenni sia diventato un affare insieme alle guerre. Il tumore al colon retto è l'unico che potrebbe scomparire dalla faccia della terra se ne ammalano ogni anno 50.000, abbiamo visto 49.000 persone, con 25.000 morti l'anno. Se si facesse una coloscopia a tutti gli italiani sopra i 45-50 anni non ci sarebbe più la malattia, perché si andrebbe a sportare le forme ancora benigne e evitare la trasformazione in maligne. E infine, tutti sanno che la soluzione del cancro non sarà legata alla chemioterapia nel prossimo futuro. Bisognerà cambiare completamente registro. Allora... E poi se mi permetti di concludere, ecco, perché noi insistiamo e andiamo in giro, perché come diceva Marco, per noi Delenda è il cancro del colon retto, certo. E quindi con la prevenzione intendiamo risolvere il problema, ma non con la successiva. Ci abbiamo appena un minuto, Raffaele. Sì, una battuta la facciamo dire in chiusura all'altro nostro amico oggi qui. Lei fa i conti tutto il giorno con questa roba? Sì. Volevo farvi vedere qualcosina più... Ne facciamo un'altra. Sì. Perché ecco, quello che volevamo far vedere era come era organizzato il secondo livello dello screening. Lo screening, diciamo, prima il primo livello, quello che diceva Raffaele. Allora, siccome c'è tutto il mese, noi ne faremo un'altra e partiamo da lì. Volentieri. Il secondo livello comunque è articolato sulla come si prepara. L'immagine già ce l'abbiamo, quindi impegniamo il professor Macarone a venire. Però l'ultima dovremmo farla vedere. Ci abbiamo 20 secondi. La blu, l'ultima. L'ultimissima. Deve fatta vedere perché il 6 marzo... Il 6 marzo, dice... La 64. Qua. Questa è la 64, ecco. Ah, la giornata blu. 6 marzo, venerdì, è il primo venerdì del mese, nel mondo anglosassone ci si veste di blu. Per il programma di prevenzione del cancro colorettale, quindi invitiamo i telespettatori a ricordarlo e chi per jeans, anche jeans vanno bene. Allora, la promessa che faccio ai telespettatori che adesso, prima che i nostri ospiti vanno via, fissiamo la prossima data e ripartiamo dalle altre. Volentieri. Grazie a lei, grazie al professor Macarone. Grazie a lei. Noi ci vediamo giovedì. Grazie.
Questo programma è stato presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli. Questo programma è stato presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli.